Allora, diciamo che abbiamo per ora identificato alcune modalità di raccolta che sono praticamente, ipotizziamo di mettere delle cassette di raccolta soldi nelle varie negozi che si possono rendere disponibili. Quindi se qualcuno, anzi qua, che è disponibile a ospitare le nostre cassettine, che ci contatti pure e poi dopo verificheremo come procedere. Quindi vedete, ci sarà la prima modalità di quella offerta libera, chiunque vuole può recarsi in questi posti predisposti appunto per la raccolta dei fondi. Poi noi, quando avremo stilato l'elenco dei locali, lo metteremo sul nostro sito o comunque lo comunicheremo, in modo tale che siano già definiti, quindi la persona sa dove poter andare a raccogliere i soldi. Oppure ci saranno gli eventi come questi, quindi gli eventi organizzati dal comitato, ci sarà una persona incaricata dal comitato che raccoglierà i fondi o con una cassettina o comunque tramite un'offerta libera che verrà poi comunque tracciata attraverso il rilascio di una ricevuta. Quindi comunque le mie offerte vengono. Come integrazione, No, come integrazione, ricordando la disponibilità dei sindaci dell'amministrazione ad uno spazio, la mappa, ad esempio, la localizzazione delle cassette per evitare che furbastri, eccetera, credo che possa essere utile o opportuna. Quindi annuiscono, quindi diciamo che possiamo contare su questo, può essere davvero utile, quindi assieme all'IBAN, eccetera, anche l'indirizzo ovviamente oltre al sito perché la diffusione della cartellina allarga lo spettro. Quindi comunque l'idea è di comunicare in anticipo quali sono i luoghi in cui si potrà andare a fare la transazione per evitare gli stabilimenti. Siccome stiamo raccogliendo una cifra abbastanza importante che nessuno di noi in realtà ha mai raccolto, quindi vogliamo evitare che si instaurino anche dei rischi di persone che raccolgono fondi, diciamo, non autorizzati. Quindi l'idea di mettere un elenco di dove poter andare è anche un po' una garanzia. Quindi se si raccolgono i soldi in un luogo che non è indicato in quelli che abbiamo distribuito, oppure non è uno degli eventi che organizziamo e quindi c'è uno di noi presente, allora si alza anche di un campanello d'allarme. Poi l'altro, poi chiaramente la terza possibilità di donazione è quella attraverso l'IBAN. Abbiamo aperto un conto corrente apposta, quindi chiunque può, adesso lo distribuiremo anche lì sulla cartellina o comunque nelle varie comunicazioni, ci sono anche dei volantini che lo portano qua stasera. Quindi sull'IBAN chiunque potrà fare una donazione. Poi in realtà anche questa modalità, tutte queste tre modalità che adesso le abbiamo esposto sono ancora anche in fase di definizione. Quindi quello che ci teniamo è raccogliere i fondi in un modo più corretto possibile. Quindi a breve riusciremo anche a mettere giù un regolamento un po' più dettagliato anche per tutelare sia noi che le persone che ci fanno la donazione. Quindi comunque o sul sito o in altre occasioni metteremo anche un regolamento un po' più corretto. Messo un po' più seriamente di quello che resta, più concreto di quello che resta visto agli incambi. Diciamo, per ora sono queste tre modalità, o con l'IBAN o con le cassettine poste nei vari negozi di Palermo, oppure con una donazione fatta a un incaricato del comitato nei vari eventi, nelle varie organizzazioni.